gli alberi diventano foresta. Le opere di Laszlo sono principalmente paesaggi senza figure umane. Questo dipinto è un'eccezione, in quanto sullo sfondo si intravede una donna. Ad ogni modo, nulla riesce a disturbare il silenzio e la tranquillità della foresta. Courbet ha realizzato questo dipinto durante uno dei suoi soggiorni a Ornan. La quercia protagonista si trovava nel villaggio di Flagy, dove i Courbet avevano la fattoria di famiglia. Con questo albero, ritratto come si farebbe con una persona, il pittore rende omaggio alla sua infanzia e alla sua giovinezza. La campagna collinare toscana è costellata di ulivi e cipressi, che si trovano spesso lungo i bordi della strada e vicino ai cimiteri. Abbati ha scelto una striscia di sabbia gialla per il primo piano, sulla quale si proiettano le ombre di alti cipressi al di fuori dell'immagine. Alberi che lasciano un segno sul paesaggio. Il Jas de Buffon, ex residenza estiva del governatore della Provenza, a ovest di Aix, fu acquistata dal padre di Cézanne nel 1859. Il parco attorno alla residenza fu soggetto di molti dipinti di Cézanne. Qui l'artista usa gli alberi e il parco per portare avanti la propria ricerca artistica. Alberi che diventano un simbolo per raccontare qualcosa. La quercia, simbolo di forza, è tagliata e denudata, come avvenne alla Germania stessa durante la vita del pittore. I suoi rami morti parlano di un passato perduto, eppure spuntano nuove foglie e il cielo blu, riflesso nell'acqua gelida, porta speranza di rinnovamento. La quercia diventa il simbolo del popolo tedesco. Gli alberi sono spesso usati come simbolo di fertilità e di conoscenza. Nel caso di questi cedri, Xontvari non voleva solo ritrarre un motivo della natura. Gli storici dell'arte e gli psicologi hanno identificato il cedro con la figura dell'artista, mentre il pellegrinaggio rappresenta la celebrazione dell'artista da altri e da se stesso. L'immagine ha una composizione e una colorazione molto distintive. I colori sono complementari come l'arancione e il viola e la loro giusta posizione ha un effetto intenso. La prospettiva non è ortodossa. I campi dietro agli alberi coprono l'orizzonte e si inclinano verso l'osservatore. Gli alti alberi blu conferiscono al quadro un aspetto alieno tipico dell'opera di Gauguin. Le pennellate cariche e le forme vorticose e ondulate sono tipiche delle opere tarde dell'artista. Durante il periodo trascorso al manicomio di Saint-Rémy, Van Gogh rivolse la sua attenzione alla natura. Gli immensi cipressi in questo dipinto diventano la celebrazione del tormento dell'artista, isolato come un cipresso e in lotta con i propri mostri interiori. Alberi per segnare le distanze e dare l'illusione dello spazio. In questo lavoro l'artista centra l'intera composizione, focalizzando l'interesse sulla distanza prospettica resa dalla doppia fila di alberi altissimi che conducono il nostro sguardo all'orizzonte. Alberi che segnano il trascorrere del tempo e le diverse condizioni atmosferiche. Monet lavorò a una serie di 24 dipinti raffiguranti gli alberi di pioppo che costeggiavano il fiume Epte vicino alla sua casa di Giverny, in Francia. Usando una barca a remi poco profonda in grado di contenere più tele, Monet lavorò su più opere insieme, scambiando una tela con l'altra al mutare della luce e delle condizioni del tempo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!